Bentrovati, bentrovate su CRT Radio, sono Maurizio Picariello. Incontrare un buon amico è la cosa più difficile. È come calare un filo di cotone dall'alto dei cieli a distanza di decine, magari un centinaio di chilometri, e fare in modo che questo filo di cotone, mentre si cala sulla terra, mentre scende, sottoposto alle intemperie, alla nebbia, al sole, alla pioggia, alla grandine, cala e si infila a distanza di decine nella cruna di un ago. Impossibile. Considerate che la storia, la letteratura ci offrono tantissimi esempi di fedeltà del cane all'essere umano, come così tanti esempi di amicizia tra esseri umani, ma molti di meno rispetto alla prima considerazione. Eppure l'amicizia è la più grande delle benedizioni. Diceva Cicerone, vere amicizie sempiterne sunt, cioè i veri amici sono per sempre. Amico mio, tu ed io rimarremo estranei alla vita, e l'uno all'altro e ognuno a se stesso, fino al giorno in cui tu parlerai, io ti ascolterò e sembrerà che la tua voce sia la mia voce. Eppure è scritto: l'amico non si può riconoscere nella prosperità, ma nell'avversità il nemico non si nasconderà. Cioè, fino a quando le cose vanno bene, sono tutti amici tuoi, ma prova a trovarne qualcuno quando le cose vanno male. Allora dovremmo ricordarci di chi ci è stato vicino quando le cose andavano male, perché saranno quelle le persone a dover stare con noi quando le cose andranno bene. Deporre un segreto nel seno di un altro dà a costui la voglia di procurarsi la medesima consolazione. Ci sono momenti in cui si preferisce avere intorno nemici sinceri, tantissimi nemici sinceri, magari agli amici che ti hanno tradito. Il tradimento di un'amicizia. Pensate che Dante pone il tradimento dei benefattori, a volte gli amici, il tradimento dei benefattori nel cerchio, nel girone più, nell'ultimo girone, quello più abietto, cioè dove c'è Lucifero. Il tradimento, l'amicizia tradita. Per quanto infatti sia raro trovare il vero amore, altrettanto più difficile, altrettanto più raro è trovare un vero amico. Dicevano i latini amicus certus, il re incerta certinur, cioè gli amici certi, gli amici veri, ci stanno nel momento dell'incertezza, nel momento del bisogno. Infatti è scritto: nessuno ha un amore più grande. Dare la vita per i propri amici. Giovanni 15,13, cioè con il quarto evangelista, Giovanni, l'esoterico Giovanni, Gesù dice: nessuno ha un amore più grande, dare la vita per i propri amici, perché, come disse il creatore, l'assoluto, il creatore di questo mondo, disse: il nemico non si può riconoscere, il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuor suo merita di gettarti in una fossa. Il nemico avrà le lacrime agli occhi, ma se se ne presenterà l'occasione, si sazierà del tuo sangue. È come se l'Altissimo ci avesse voluto dire: attenzione, io ti offro un metodo e ti faccio capire come si fanno a individuare i tuoi nemici. Nel momento in cui tu l'avrai capito, li potrai togliere dal sentiero della tua vita. E se resterà qualcuno, se resterà veramente qualcuno, quello è un tuo amico. Quante volte, dicevo prima, abbiamo provato il disagio, la stranissima sensazione, la disperazione, la delusione di essere traditi da una persona, di aver riconosciuto nell'altro un'amicizia di convenienza del momento. Eppure c'è quel proverbio latino che dice: fallaces sunt rerum species, cioè a volte l'errore lo commettiamo noi, perché è un po' come dire: l'abito non fa il monaco, l'aspetto inganna. Allora venne detto al santo: per quale motivo ti fai un amico? E il santo rispose: per avere qualcuno con cui poter morire, per avere qualcuno con cui andare in esilio, seguire nell'esilio, per avere qualcuno con cui disperarmi a tal punto perché posso oppormi con tutte le sue forze nel giorno della sua morte. Ecco, beati coloro che hanno amici. Mi viene in mente l'esperienza di Gesù per la frase che vi ho letto prima: nessuno ha un amore più grande, dare la vita per i propri amici. Gesù si trova nella strana condizione per cui ha capito che gli apostoli che lo seguono non hanno ben capito cosa significherà quando di lì a pochi giorni morirà, i pericoli cui dovranno andare incontro per il fatto che l'hanno seguito. Allora a un certo punto lui dice: dare la vita per i propri amici, perché significa, dice, vivete senza criticare, fate in modo che la vostra vita sia una vita senza dover giudicare, non rispondete al male col male. Stiamo attenti pure oggigiorno alle amicizie virtuali. Oggi, come ho letto in un famoso libro di Guerrera, c'era scritto che siamo incapaci, in grado di creare con un nuovo avatar, quindi un avatar,
una second life con un clic del mouse puntato sul computer e crearci nel cyberspazio una nuova identità. Che cosa significa? Significa che cliccando sul puntatore, sul mouse del computer, noi ci possiamo creare una second life, una seconda vita, creandoci una nuova identità. Non più Maurizio Picariello con i capelli bianchi, i capelli grigi, magro, con la barba, ma una seconda identità, un avatar, e viaggiare nel cyberspazio. Questa identità è già falsa in partenza. A volte noi ci creiamo amici anche in senso virtuale, vedete, sui social, e ci restiamo male. Quindi l'amicizia tradita, l'amicizia virtuale che è già sbagliata in partenza. L'amicizia però è una forma, una grandissima forma d'amore. Oltre a essere una grande benedizione, è una forma d'amore. Scrive il santo alla morte dell'amico, dice alla morte dell'amico: io pensavo che la mia anima e la sua anima fossero un'anima sola in due corpi. Adesso il mio amico è morto, che orrore la vita. Io mi dispero perché non voglio, non volevo e non vorrò vivere a metà. Allora non dobbiamo cercare di eliminare questo sole dal mondo, perché l'amicizia è come un sole, repetita iuvant, dicevano i latini. Benvenuti agli amici, beati coloro che hanno amici. L'amicizia è una cosa da benedire. Non a caso i latini dicevano: amicitia semper prodest, cioè l'amicizia è sempre utile, amor aliquando etiam nocet, significa mentre a volte l'amore ti può nuocere. A dire il vero, anche l'amicizia a volte può nuocerti e può farti male. Qualcuno disse che gli amici se ne vanno ormai quando le botti sono vuote, ma quelli, cari miei, non sono amici veri, non erano neanche prima degli amici veri, non era la cosiddetta filia, come la chiamavano i greci. Abbiamo così chiamato delle persone che sinceramente non appartenevano al ramo dell'amicizia, non è di quella frase di Gesù: togli gli amici da mezzo, di Dio, togli gli amici da mezzo, che se ne resta qualcuno, quello è tuo amico. In angustis apparent amici, è un po' la frase che ho detto prima di Ennio Flaviano, cioè amicus certus, il re incerta certingus, cioè gli amici veri ci stanno nel momento del bisogno, si fanno sentire, ti danno una mano quando piove, quando c'è la neve, non quando c'è il sole, perché quando c'è il sole, quando il tempo è prospero, sono tutti amici vostri. Allora state attenti, non vi fate un'amicizia, non cercate di crearvi un'amicizia, specie se in via virtuale, come ho detto prima, semplicemente perché state da soli, ne avete bisogno. Lasciate perdere questo. Se ne avete bisogno è perché avete un problema, dovreste tornare a voi stessi. La solitudine vi dà la possibilità di tornare a voi stessi, di centrarvi. Fate in modo che questa amicizia non serva come il propranololo cloridrato 40 mg per quando avete l'ipertensione arteriosa. Non usate questa amicizia, questo fatto di trovare degli amici, come un farmaco antinfiammatorio non steroideo, il cosiddetto FANS, perché avete una cervicalgia, o perché usate la ranitidina perché avete l'ulcera gastrodenale. Non usate le persone in modo che vi siano vicine perché vi sentite sole. Agite sul vostro stato d'animo, imparate a non scodinzolare ai vermi. Perché questa cosa, certe persone si comportano a vermi, e questa cosa non è degna nemmeno del mondo dei cani. State attenti ai cosiddetti Gianobifronte. Sono quelle persone. Gianobifronte era una divinità italica. Quelle persone che avevano due facce. In realtà Giano aveva la faccia proiettata al passato e una al futuro. Ci sono le persone che hanno due volti. Davanti vi fanno una cosa e indietro vi fanno un'altra. State attenti a coloro che indossano la maschera mostruosa di Hyde. Certa gente si scorda che Carnevale dura una settimana, 2 settimane, magari un mese per i più piccoli, un mese su 12 mesi, e continua a portare la maschera per tutto l'anno. State attenti, state attenti. Pauci sed moni, dicevano i latini, pochi ma buoni, se ci sono. Può darsi pure che ne troverete pochi, tenetevi quei pochi. Imparate a saper stare da soli, imparate a trattare la vostra solitudine, prendete atto che la vostra solitudine vi dà la possibilità di tornare a voi stessi. Quindi lasciate perdere questo fatto di dovervi fare amici. Se siete come una viola in mezzo a un concerto di violini, continuate a essere una viola, non cercate di essere per forza dei violini. Siamo 8 miliardi al mondo. 8 miliardi. Sono tantissimi, miliardi forse, le persone intelligentissime. Ce ne sono tante, sono tante le persone intelligenti. Il problema è che molti sono asintomatici. Ci vediamo domenica prossima, 24 aprile.